Ma hey Cooch, ben ritrovati da vostro AndreNicro91 su Yo-Kai Watch Nuzlocke. Siamo al terzo capitolo e ci svegliamo con Nate nella sua stanza. Mi sento alla grande, che sogno pazzesco. Ehi Nate, hai russato tutta la notte come un ghiro. Davvero? Non sapevo di russare. Ehi, perché sei ancora qui? Allora, non stavo sognando? Proprio così, d'ora in poi sarò a tuo fianco tutto il giorno, tutti i giorni. Non sembra che abbia molta scelta. Non ce l'ha. Oh no, ci dovrei vedermi con Katie. Beh, credo che sia importante passare del tempo anche con gli umani. Allora, dove ho detto che ci vediamo con Katie? Vieni anche tu. E va bene. L'appuntamento è a Parco Triangolo. Fantastico, andiamo allora. Hai capito, Nate, hai capito. Oh, si inizia subitissimo con il primo boss, Trisaramandra. Accidenti. Era già il terzo capitolo, pensavo fosse al quarto. Però io mi ricordavo che c'era anche da prendere prima Rivela, se non sbaglio, e dovrebbe essere quello che facciamo ora, appunto, andando a parlare con Katie. Poi dobbiamo andare a parlare anche con Rivela, o meglio farcela amica Rivela una volta che l'abbiamo sconfitta, si può dire. Allora, come ho detto, farò molto le missioni, perché comunque sia non posso stare sottolivellato contro molti yokai. Già Trisalamandra potrebbe darmi dei problemi. Magari una e-cola. Ah, grazie, 1,20€. A tua figlia piace la e-cola? Che guarda caso costa 1,20€. Eccolo qui il distributore. E-cola. Wow, cos'è? RNG? Devo dire che è la prima volta su Yokai Watch 1 che mi esce Volt Extremo. L'ho sempre e solo preso su Yokai Watch 2. E mi ci è voluto davvero tanto prima di trovarne uno. Tipo 20 icole prima ho dovuto trovare. Rimedio icola completato. E già una missione, un favore è andato. Non è proprio una missione, è più un favore questo, una richiesta. Quelle blu sono quelle che non possiamo più fare, mentre quelle rosse sono quelle che possiamo fare all'infinito. A volte cambiano quello che ti danno, a volte ti chiederanno cose diverse. Yeah! Yo! Dottor Eggman quando salta su Sonic Advance 2. Yo! Yo! E se non avete giocato Sonic Advance 2, siete delle brutte persone. Andatevelo a giocare tipo ora. Uno dei giochi più belli di Sonic mai creato. No, aspetta. Non era Sonic Advance 2, ma Sonic Adventure 2. Quale Advance? Ma dov'è Advance? Ma per favore. Ma quante missioni abbiamo qui? Devi un attimo, le faccio veloce. Easy peasy, lemon squeezy. È stato fuori uno yokai. Da lì da dove era? Da Demanone che mi ha fatto inseguire. Oddio, mi sta cascando il pennino. Ma perché è così piccolo sto pennino? Accidenti. Insomma, se li fai fuori... Ah, se li ha fatti fuori, va bene. Purtroppo il team ora è un po' quello che è. Jibaina è nelle retrovie, ma presto lo sposto davanti a posto di Negative Woods. Ok, allora, abbiamo Katie. Eccoci arrivati, Katie, finalmente. C'era un'altra missione, ma la lasciamo perdere per ora. Oh, ciao, Nate. Che succede, Katie? Tutto ok? No, ho avuto uno stupido battibecco prima. Ho fissato la mia amica dicendole tutto ciò che mi passava per la mente. Non so proprio che mi ha preso, non riuscivo a fermarmi. Se solo potessi ritirare quello che l'ho detto. Mi dispiace, dove era la tua amica? Credo che sia ancora arriva a fiume, dovrei andare a scusarmi con lei. Scusa Nate, so che avevamo preso impegni per oggi. Non preoccuparti, pensa a fare pace con lei. Usciremo un'altra volta. Un ragazzo così comprensivo. No. Ok, dunque, dobbiamo andare a riva a fiume. Perché dobbiamo andare a riva a fiume? Eccolo! Lo stavo dicendo prima, c'è Rivela! C'è Rivela in questo episodio. Oh, ecco qua Katie. È così imbarazzante. Attenzione però, eh. Ah sì, il ragazzo incantato. Dov'è Rivela? Ehi. Ah, sta qui. La panchina? Ecco qua la vecchietta. Pam pam. Ma è comparso.
apparso anche un ragazzino lì ora. Cosa è successo? Ok, ciao Rivela. Dimmi, dimmi, che devi guardare, figliolo? È stato questo Yokel ad aver fatto litigare Katie e la sua amica? Dire proprio di sì, quello Yokel Rivela. È capace di far di tutto quello che passa per la mente. Ecco perché Katie non riusciva a controllare quello che diceva. Attento, Nate, sembra che ti abbia puntato. Sono tutto orecchi, figliolo. Se ti si attacca al collo e ti fa dire tutto quanto. Ma sei dalla mia testa. Uffa. Ora devo sopportare un altro Yokel rompiscatole, come se già non bastasse avere Whisper a seguirmi come un'ombra. Voglio porre fine a questa storia e tornare a casa a giocare ai videogame. È quello che sto facendo io. Cosa non è credo da parte tua, Nate? La cosa si fa interessante. Sembra che Rivella abbia già un debole per te, Nate. Vuoi dire che io e lei diventeremo amici? Finalmente ce l'hai chiesto! Ah. Non la può ridere. Ad ogni modo, Rivela la droppo. Rivela è un Yokel che purtroppo mi toccherà droppare la medaglia. Perché non posso farmelo amico in quest'area. Non posso farmi altri amici Yokel in quest'area. E appunto, come ho detto, per il proseguimento del gioco era necessario appunto fare amicizia con certi Yokai. Mentre di Rivela purtroppo dovrò buttare la medaglia. Non puoi liberarti di Rivela. Non puoi liberarti di Negatina. Siccome non posso liberarmi di questi due yokai base, comunque sia, sono importanti, non li userò. Semplicemente. Nonostante la casa di Nate fosse un'area a parte, voglio contarla come area di gioco di Valdoro. Tutta l'area di Valdoro, finché lo schermo, diciamo, non va in un'altra area, ovvero lo schermo passa da, va in nero, va in fade nero, e poi ci troviamo in un'altra area, allora non catturerò nient'altro in questa Valdoro, Valdoro alta, qui praticamente, la periferia, ecco. Ok, credo di conoscere un modo per farti fare pace con la tua amica, bla 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 bla. Ma l'amica che indossa un kimono? A metterci il kimono ci vogliono tipo 114 ore. Ok, ora Rivela si è attaccata a Katie e si dicono tutto quanto. Ah, non è un kimono, beh, sembrava un kimono. Ci sono ragazze che in Giappone vanno vestite col kimono, comunque sia, eh. Sembra che abbiano fatto pace, ah, la gioia dell'amicizia. I veri amici sono difficili da trovare, ma è impossibile da dimenticare. Dimmi, dimmi, dimmi. Oh, è già pomeriggio? Rivela scoppio di energia, ok. Deve essere colpa di quell'uomo? E mormorava qualcosa tipo rompere quattro sigilli in città. Così hai sentito un'ondata di energia e hai dovuto incantare qualcuno. Sì, più o meno. Cosa ti fa interessante? Non mi piace affatto questa storia di gente strana e sigilli rotti. Scommetto che quei sigilli hanno a che fare con la scarica di energia di Rivela. Perché mano ad affare dovrebbe parlare di una cosa del genere? Sento una cella di energia proprietà dell'ufficio postale, andiamo a vedere. Dovrei tornare a casa. Come leggi l'orario su quell'orologio? Ah sì, vabbè, ha le tacche. Ok. È sempre bello tornare a casa quando l'orologio dice che si sta facendo tardi. Sì, qua piove oggi. Sì, infatti è standard che piova quando andiamo a cercare i sigilli. O meglio, è standard. Dovrebbe essere standard perché l'altra volta ha piovuto. Quando ho rigiocato una piccola parte di gioco perché non mi aveva registrato Fraps, ho rigiocato da questa parte e pioveva, quindi penso che sia una cosa standard. Allora, mettiamo un po' il semaforo verde. Grazie. E se lo facciamo un tot di volte, poi alla fine ci danno anche le sfera. Mini, grande, quello che vi pare. Basta girare un pochino qui e allentare questa qui e il gioco è fatto. Ehi, Nate, percepisco una forte aura da quell'uomo, lo senti? Credi che questo sia l'uomo di cui ci ha parlato Rivela? Dimmi, 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 dimmi. Che ora guardare, ragazzino? Mi scusi, signore? Fuori dei piedi, ok, delle faccende importanti da spiegare, importantissime. Quell'uomo ha scritto sospetto in fronte, vibrazione negativa a fiumi. Fine dei giochi, signore. Più o meno. Vai, Rivela, fagli vedere tu.
a disputare il raspo elegantone. A volte vado con dimmi dimmi, a volte con quello che dice veramente, perché così mi gira così. Quando avrò rotto i sigilli della città diventerò lo yokai più forte. Presto non andrò più a nascondermi in questo insulso simbolo umano. Una volta che avrò assorbito tutta questa energia, il mondo intero sarà mio. Ma che dico, perché sto spifferando i miei piani segreti? Perché sei un idiota. Tengul è gone. Tengulego, il Tengu sì, è una creatura mitologica giapponese. Uno yokai, appunto. Ok, oh mio dio, è rosso qua, attenzione. Durante una battaglia potrebbe capitarti di vedere una sfera luminosa. È un energy globe, bonus, esperienza, punti e cose varie. Vai Neko-chan, falli secchi tutti quanti e tre con un attacco solo. Oh, che bello quando piove, ragazzi. A me piace un sacco la pioggia, non avete idea. La pioggia è bellissima. Oh, eccolo, va. Soldi? Beh, vabbè. I soldi comunque sia servono per comprare rimedi per la salute degli yokai, comunque sia, quindi è importante all'inizio del gioco. Io ho sconfitto da un ragazzino, ma sei arrivato troppo tardi, giovanotto. I miei alleati stanno per raggiungere il centro culturale. E la banca? Ah, perché ti sto ancora rivelando il mio piano? Non importa, non riusciremo a salvare 4 sigilli, il mondo sarà nostro! Al centro culturale e la banca, quindi direi di andare prima alla banca, dato che sta in linea con... Sì, 4 sigilli, i 3 sigilli servono per contenere una grande forza e... Mamma mia... E tutto quanto sarà un caos assurdo. Beh, un caos per quanto riguarda gli yokai, per quanto riguarda la gente normale, penso che ci sarà solo un delirio di massa collettivo, isteria collettiva, tutto collettivo comunque sia. Oh, ecco qua un altro sigillo. Un porcellino! Che carino! Andiamo un po', uccelladro. Proprio uno yokai, proprio cattivo. Uccelladro. Dovrei catturare, mi sembra, la controparte di uccelladro, che è il ladro però. Perché ho parlato con Detective Sireni, che mi ha detto che c'è uno yokai... Uno yo criminale in libertà. Mi sembra che sia la controparte di uccelladro. Vai, taglio della cicala! Cicò! Ma uccelladro è forte. Oh, stava per mandarmi KO Tristina. No, Tristina no, eh. Wow, dai però, oh. Ce la facciamo a buttarlo giù, ragazzi? Dai, Kuro, su. Che poi Kuro significa nero, non oscuro, mi sono sbagliato a dire. O meglio, significa anche scuro, ma più che altro è Kage. Quello che significa oscuro. Kage significa oscuro, ombra. Oh, uccelladro mi ha dato un bel po' di filo da torcere. Alla faccia, uccelladro. Beh, prima di andare al centro culturale dovrò curarmi, accidenti. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. Male, male, vattene via, lascia questa città mia, sigillo, riparati. Che poi in realtà, alla fine scopriamo che tutto quanto è vano, perché l'inferno infinito comunque sia, si apre. Al prossimo sigillo. Eccoci qua. Questo deve essere il sigillo del centro culturale di cui parlava quello yokai. C'è una quantità incredibile di energia qui. Allora, dobbiamo ripararlo ora? Lascia fare a me. Lo riparerò in un batter d'occhio. Ho qualche asso nella manica da giocare. Ma non hai nessuna manica. Non preoccuparti di questi dettagli insignificanti. Ripariamo il sigillo. Oh! Nervimacio! E poi in realtà Nervimacio è una specie di marshmallow. Ok, andiamo subito quanto con Tristina. Non so cosa ho detto. No, Tristina! Resisti, Tristina, ti salverò! Nonno fame, no! Oh mio dio! Mamma mia!
Accidenti, ragazzi, già stiamo andando KO. Calma, calma. Evitiamo, evitiamo. Questo è un colpo basso. Pizzicato naso. Fio, ci è mancato poco. Dobbiamo riparare la sigilla. Simbalsamin. Che cosa? Simsalabim, simbalsamin. Copyright, probabilmente. Ha funzionato. Tutto qui. È sembrato così facile. Sei sicuro di aver riparato il sigillo? Ma certo, guarda tu stesso, Laura è scomparsa. Ma anche io avrei potuto pronunciare quella formula. Ancora una volta ti soffermi sui dettagli, concentriamoci sul prossimo sigillo. Che dovrebbe essere quello alla scuola? L'uomo d'affari era uscito dalla scuola, sì. Oh, lo senti? Si fa sempre più forte, qui c'è un'energia smisurata, ci stiamo sicuramente avvicinando al sigillo. Diamo un'occhiata in giro, forza, non ti tieni gli occhi aperti per trovare un'ora potente. Eccola qui, si vede anche. Sembra che l'intera città sia pervasa da questa energia oscura. Se non ce ne occupiamo subito, tutta la città verrà invasa dagli yokai cattivi. Allora ripariamo questo sigillo. Con molto piacere. Un momento, che succede? Riesco a percepire un'aura incredibilmente forte. Tieniti forte, Nate. Chi osa disturbare il mio sonno? Quella cosa sembra davvero molto forte e disgustosa. Il potere finalmente scorre dentro di me. Che sollievo. Sarete il mio primo spuntino in 600 secoli. E basta. Ok. Qual è l'occhio però? Non lo so, attacchiamo un occhio a caso. Grande, subito. Vediamo un po', ha chiuso gli occhi, ha chiuso. Tre colpi. Vai, Kuro. E non lo fanno, ok. Vediamo un po'. Vabbè, lui si cura da solo, sicuro. Sta venendo il dubbio, non è che possiamo sconfiggerlo a sto punto? Perché io mi ricordo che veniva... In aiuto veniva... Ah, sì! Forse dobbiamo combatterci subito prima. E poi veniva... In soccorso...
Come si chiama? Vabbè, avete capito. Velenotto, ecco. Non mi veniva il nome. Nonno Fame sempre in zona Cesarino lo tengo, eh. Vai. Ragazzi, basta un attacco, basta. Basta un attacco, ragazzi, è fatta. Grande! Hey, hey! A primo tentativo senza neanche una morte. Vai così allora. Dai che la Nuzlocke va bene. Accidenti, dai. Mamma mia, ragazzi, come sto carico. Wow, yeah. Stemma semplice, andiamo. Cavolo, dai. Dai così. Mamma mia, quello sì che era un essere forte, viscido e disgustoso. Ora però siamo al sicuro. Non so chi fosse, ma grazie a lui se siamo salvi. Credevo che fosse un tuo amico. Non credo di averlo mai visto prima, ma tutto è bene quel che finisce bene. Perlomeno possiamo riparare sigillo. Ok, Whisper, ora tocca a te. Oh, Nate, la tua fiducia in me è davvero stimolante. Sigillo, sigillo, da letto a me. Ehi, e se provassimo con Cure di Sesamo? Non sapeva fare la rima. Laura si era data a gambe. Ehi, Whisper, può essere che questi sigilli tenessero rinchiuso quello yokai gigante? Non sono sicuro, ma credo che ci sia un enorme segreto nascosto da qualche parte a Valdoro. Beh, lo scopriremo. Finora abbiamo fatto un ottimo lavoro, non credi? Già, proprio così. Che giornata intensa, andiamo Nate, a ritornare a casa. Un altro capitolo se ne va così, mamma mia però. Lo ripeto, per l'ennesima volta, per la terza volta, non farò un capitolo episodio, però sono corti, neanche un'ora di gioco già sto al terzo capitolo. Più che altro, più che Trisalamandra, io ero preoccupato per il boss che viene dopo, Vela Nera. Quello sarà davvero un pochino più difficile e dovrò allenarmi davvero bene. Ad ogni modo, Kuji, pensavo che dovessi affrontare Trisalamandra due volte, non so perché avevo questa cosa in mente che Trisalamandra andasse affrontata due volte. La prima dove appunto arrivavi a un certo punto e non riuscivi a sconfiggerla e ti veniva a salvare Velenotto, e la seconda dove la sconfiggevi, ma proprio ero convintissimo di questa cosa, nonostante abbia finito il gioco, abbia fatto quel boss due volte. Non lo so perché c'avevo in mente questa cosa. Siamo davvero andati vicini a perdere almeno uno yokai o anche due in questo episodio, però fortunatamente li ho salvati tutti. In descrizione inoltre vi ricordo che ci sono i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.